Allora, la prendi così, poi passi sotto, giri e tiri. No. Allora, la prendi, avevano detto che bisognava passare sotto e poi tirare. No, vabbè, giuro che ora imparo, anche perché nel judo, lo sport di cui parleremo oggi a Versus, sapersi mettere la cintura è davvero importantissimo. Che si chiama Obi, è la bianca ed è quella per i principianti. A me neanche questa mi hanno dato, mi sono fermata in segreteria. Questa stabilisce quanto sei bravo. La bianca, come ho già detto, è quella per i principianti. Non va in testa, me la tolgo subito, sì. Dopo la bianca abbiamo la gialla, arancione, verde, blu, marrone e l'ultima è quella nera, che è quella dei maestri. Quelli proprio bravissimi hanno le cinture bianche e rosse insieme e poi completamente rosse. Insomma, anche oggi, grazie all'aiuto del CONI, impareremo qualcosa di una disciplina sportiva, il judo. E per imparare a mettere la cintura ho chiesto aiuto ad una giovanissima sportiva, Odette Giuffrida. Ciao a tutti, sono Odette Giuffrida, ho 20 anni compiuti da poco e dopo aver provato molti sport ho deciso di praticare judo. E ho iniziato a praticarlo dopo aver provato molti sport, tra cui anche la danza classica, che ho capito comunque dopo che non era proprio per me. La gara più importante che ho vinto è stato il mio primo campionato europeo, perché è stata una cosa inaspettata e nessuno pensava che potessi mai vincere una gara così importante, e è stata una gioia immensa, una cosa indescrivibile. La cosa più bella del mio sport, secondo me, è il divertimento che mi fa provare quando lo pratico. E il mio allenamento di solito inizia con il riscaldamento, e dopodiché ci sta il luccicomi, che sarebbe una ripetizione di tecniche, e dopodiché ci stanno i randori, che sono i combattimenti. Il judo è un'arte marziale giapponese nata nel 1882 con la fondazione della prima palestra, il Kudokan, da parte del maestro Jigoro Kano. Ma io sono sicurissima che voi lo conoscete perché è stato protagonista di moltissimi film e di tanti videogiochi. Sì, perché dall'Ottocento ad oggi si è diffuso in tutto il mondo ed oggi anche gli italiani hanno i loro campioni, come Edwige Gwend, campionessa che rappresenta gli italiani di ogni colore. Ciao ragazzi, io mi chiamo Edwige Gwend, Jeanne, di secondo nome, e ho 24 anni e pratico judo. Facendo i conti, ormai sono 18 anni, quindi un bel po'. Dunque, mi sono avvicinata a questo sport per puro caso, in quanto ho una famiglia che di tradizione è una famiglia di calciatori, come qualsiasi famiglia di origine africana. E, inizialmente ho praticato il calcio. Poi per curiosità ho provato col judo, in quanto c'era una palestra vicino a casa mia, e me ne sono innamorata. Gwende ancora con il braccio, la cintura, attenzione, fantastico il pon, avete visto, vittoria. La mia gara più importante è stato il mio primo campionato italiano, che non per pura casualità coincideva con l'acquisizione della cittadinanza italiana.
e quindi diciamo che è un ricordo che porto particolarmente nel cuore con piacere. Il judo a mio avviso è uno sport molto completo e sicuramente il judo, come ogni sport, non è fatto solo di vittorie ma anche di sconfitte, anzi soprattutto di sconfitte. Come disciplina olimpica, il judo fa la sua apparizione nelle Olimpiadi di Tokyo del 1964 per la categoria maschile e in quelle di Seoul nel 1988 per la categoria femminile. Ovviamente all'inizio non ce n'era per nessuno, i giapponesi erano i più forti di tutti. Pensate che da solo il Giappone conta 72 medaglie olimpiche maschili, di cui 36 d'oro, e la Francia, che sta al secondo posto, di ori ne ha vinti solo 12. Insomma, all'inizio non c'era gara, vincevano sempre i giapponesi, ma piano piano anche gli altri sono diventati molto bravi. Gli italiani sono riusciti a vincere per ben 3 volte. Nell'80 Ezio Gamba, nel 2000 Pino Maddaloni e nel 2008 Giulia Quintavalle. Giulia, per permettere all'avversaria di fare le prese, è fatta! E andiamo! Oro, è oro, è oro, oro! Il judo è la via più efficace per utilizzare la forza fisica e mentale. Sono parole di Jigoro Kano, il fondatore. E in effetti la cosa più importante è il controllo del proprio movimento e della distribuzione del peso, perché tutto si gioca sull'equilibrio. Mantenere il proprio e farlo perdere all'avversario. Detto così sembra facile e invece c'è da impegnarsi, come ci raccontano le due campionesse italiane, Edwige Gwend e Odette Giuffrida. Il judo per me è una grande passione e sicuramente occupa quasi tutta la mia giornata. C'è stato un periodo della mia vita, i primi anni del liceo fino al terzo superiore, che comunque ho iniziato a notare la differenza fra la vita che fa uno sportivo e la vita che fa una persona normale, un ragazzo normale. Mi è mancata un po' la vita di un adolescente normale, però sinceramente alla fine ho scelto la vita che volevo e non è neanche un sacrificio per me, perché non c'è cosa più bella che possa chiedere di più che allenarmi. Il judo ha un ruolo importantissimo anche in quei posti dove i ragazzi sono un po' abbandonati a se stessi. A Scampia, per esempio, che è un quartiere alla periferia di Napoli dove la delinquenza è molto alta e c'è il pericolo della camorra. Beh, Pino Maddaloni, il vincitore dell'oro a Sydney di cui vi ho parlato prima, viene proprio da lì. La sua storia è bellissima perché ad allenarlo è stato proprio il suo papà, Gianni. E ci è voluto molto coraggio, perché è difficile tenere aperta una palestra che dà noia alla camorra e che porta via i ragazzi dalla strada. Questa storia è stata raccontata in una fiction della Rai, L'oro di Scampia. Chi vedi? Come chi vedo, papà? Vedo a me, a te. Io vedo un campione. Tony, ci siamo arrivati da Scampia a queste Olimpiadi. Te lo ricordi? Sì, lo so. E ti ricordi che fatica abbiamo fatto? Adesso vai là fuori e vinci. Boh? Questa medaglia la devi portare a casa per tutti quanti. Che noi a Scampia andremo niente. Andremo al petrolio, andremo alla Fiat, niente. Però ci abbiamo loro. E sai qual è? La rabbia. E se quella la usi bene, con la rabbia ci fai girare tutto il mondo. E tu ce n'hai tanta dentro. Tirala fuori tutta quanta. Dai, forza. Dai. Dai! Judo in giapponese significa la via morbida. Jigoro Kano, il fondatore, lo spiega così. Se vengo assalito da un avversario che mi spinge con una certa forza, non devo contrastarlo, ma in un primo momento devo adeguarmi alla sua azione e, avvalendomi proprio della sua forza, attirarlo a me facendogli piegare il corpo in avanti. A sentirlo sembra facile, no? Quindi, salda sulle gambe, mantengo l'equilibrio, aspetto la mossa dell'avversario, schivo il colpo e controattacco! Vabbè, la cintura non la so usare, ma nel combattimento sono una schiacciasassi. Ah, dite che con un avversario in carne ed ossa è tutto diverso?
che ci sono troppe cose a cui pensare? Boh, all'inizio forse sì, ma poi se ti alleni e ti impegni scopri di avere il multitasking e tutto diventa più facile. Guardate qui le nostre campionesse, sembra quasi che ballino. Il judo mi ha fatto innamorare per il solo fatto di essere completamente scalzi. Io anche in questo momento sono obbligata a portare le scarpe, però se c'è una cosa che amo è stare scalza. Una delle cose più dure sia stata quella di trasferirsi qui a Roma, perché la mia famiglia vive a Parma, in provincia di Parma, e è una famiglia molto numerosa, è composta da 6 fratelli più una cugina e 2 genitori, e quindi ritrovarsi catapultata qui a Roma totalmente da sola è stato un bel passo. A chi volesse iniziare a praticare il mio sport consiglierei di farlo, di iniziare, perché è uno sport divertentissimo e che ti insegna a cadere non solo fisicamente, ma a cadere e poi rialzarsi anche moralmente, e è uno sport che ti dà un sacco di valore. Nel frattempo io ho imparato alcune parole indispensabili per chi pratica il judo. Infatti ogni mossa e ogni posizione hanno il loro nome e bisogna lavorarci un po' per impararle tutte. Il saluto per esempio si chiama Takirei o Ritsurei. Le cadute, che possono essere con rotolamento o senza, si chiamano Ukemi. La posizione di partenza si chiama Miji Shizentai quando sei col piede destro in avanti e Idari Shizentai quando avanzi col sinistro. La presa dell'avversario, per esempio, si chiama Kumikata. Esistono delle vere e proprie tabelle di studio con tutte le mosse dettagliate, da non confondere con il menù del ristorante giapponese. Per oggi ci fermiamo qui. Se volete rivedere questa puntata potete andare sul sito di Regulp. Se volete farla vedere ai vostri amici vi basterà condividerla sul web. Continuate a seguirci sul nostro sito di Regulp e sulla nostra pagina Facebook per scoprire in anteprima di quale sport parleremo nella prossima puntata di Versus. Versus, metti like sullo sport! Ciao ragazzi, oggi abbiamo presentato il judo. Mo' parti tu e io dico votateci, ecco.